Buongiorno ragazzi, eccoci qua. Allora, ecco il secondo video dopo la lunga sosta. Lo faccio oggi perché? Perché oggi abbiamo praticamente la certezza che Dzeko firmerà con noi e sarà il primo sostituto di Lukaku, perché parlo del primo, perché comunque è chiaro che la società farà un altro acquisto di un'altra punta e mettere a disposizione di Inzaghi, oltre che Dzeko, Lautaro, Sanchez e probabilmente Satriano, avere un'altra punta o seconda punta importante, in quanto probabilmente quest'anno il ruolo di prima punta se lo giocheranno Dzeko e Lautaro. Si fanno i nomi di Correa, di Zapata, Correa sembra molto vicino, ma io penso e ancora non ho perso le speranze per Dusan Vlahovic, perché Dusan Vlahovic sarebbe veramente, riporterebbe tutto il comparto dell'attacco dell'Inter ad altissimo livello. Si è fatto anche il nome di Moise Kean, è un'opportunità, è una possibilità, ma io penso che per ora non sia il primo della lista. Invece la notizia buona è che Dumfries praticamente a stretto giro arriverà a Milano e sarà il sostituto di Hakimi. Secondo me degno sostituto di Hakimi, chiaramente Hakimi è un crack, non potremo mai sostituire Hakimi con un altro Hakimi, però avremo una fascia destra molto 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 forte e competitiva. Sulla fascia sinistra vi ricordo che Di Marco sta facendo brillare gli occhi a tutti gli interisti, Perisic è stato confermato, quindi dovremmo avere le fasce ben coperte, la difesa è sempre quella dell'anno scorso, il centrocampo non abbiamo più Eriksen ma abbiamo Çalhanoğlu e c'è ancora una possibilità molto alta che arrivi Nandez, quindi secondo me la squadra è un po' più debole, perché bisogna dirlo, ma non è così debole, tutti danno per strafavorita la Juve. Io ricordo che la Juve deve ricostruire completamente un centrocampo e si sta ancora barcamenando per avere Pjanic a 4 lire e non riesce a trovare una decina di milioni per chiudere Locatelli da diverso tempo, e non è detto che riesca a chiuderlo, quindi non vedo una situazione così tragica. E vi voglio far vedere una cosa che ha detto Marco Branca, e che io sono assolutamente d'accordo con questa cosa, con questa affermazione. Praticamente Marco Branca dice queste parole: credo che ci debba essere un salto di qualità da parte della tifoseria, bisogna mettere in preventivo che delle cessioni dolorose possono essere fatte. Chiaramente uno non se lo augura, ma se c'è questa situazione non vedo altre vie d'uscita. Magari deve essere da maggiore stimolo per tifare sempre e comunque, a maggior ragione ora che ci sono delle difficoltà. Poi da quello che leggo vedo che verranno presi degli attaccanti di livello, non avranno lo stesso impatto di Lukaku, però nelle grandi difficoltà provano a mantenere molto competitiva la squadra. Ausilio, lo stato d'animo credo che sia lo stesso quando c'è un cambio di rotta, l'ho vissuto pure io, c'è un malessere di fondo perché fondamentalmente non c'è possibilità di scelta e questa è la condizione peggiore per fare quello che era il mio mestiere. Dall'altra parte mi pare che ci sia la possibilità di cercare di mantenere un livello piuttosto alto. Come hanno dimostrato gli europei, spesso la differenza lo fa lo spirito di gruppo. Credo che quest'anno, oltre ai contributi tecnici di quelli che verranno, dovrà essere rafforzato lo spirito di gruppo per dimostrare che nelle difficoltà si può fare bene. Bene, questo che dice Marco Branca per me è Vangelo ed è la cosa più importante, è quello che dovrebbero capire tantissimi tifosi dell'Inter delusi. Sta venendo fuori la verità che comunque non è stata una scelta della società voler vendere Lukaku, è stata una scelta del giocatore. Quindi con due grosse vendite abbiamo incassato più di 180 milioni. È chiaro che l'incasso non significa che puoi riutilizzarlo tutto, ci sono discorsi di plusvalenze, di spesa corrente, di accantonamenti per i mancati ricavi che anche quest'anno ci saranno, perché comunque gli stadi per ora sono aperti a metà e non è detto che possano ritornare un lockdown o un qualcosa, quindi una buona società fa degli accantonamenti e mette via dei soldi per garantirsi comunque quel ricavo indipendentemente che venga, poi se arriverà di più tanto meglio. E io penso comunque che ci sia la possibilità di spendere intorno ai 80-90 milioni, poi se verranno spesi meno soldi e comunque la qualità della rosa sarà sempre alta, bravi, bravi i nostri dirigenti. Quindi all'orizzonte c'è Dumfries e Dzeko subito. Prima della fine del mercato, secondo me, verrà fatta la seconda punta e sarà un nome tra Correa e Vlahovic, secondo me. Questo secondo me, chiaramente. Il Satriano sta crescendo bene, quindi sarà un'ottima quarta, quinta punta e non sarà il Pinamonti dell'anno scorso.
Nandez, secondo me, prima della fine del mercato verrà da noi. Io vedo una squadra pronta per rivincere lo scudetto. Ho fatto anche qualche scommessa così per ridere con degli amici, ma ho fondate convinzioni per dire che l'Inter è pronta anche per vincere lo scudetto. Noi dobbiamo stare solo sereni, dobbiamo capire che questa squadra c'era prima di Conte, c'era prima di Lukaku, c'era prima di Hakimi, c'era con loro e ci sarà sempre, e sarà sempre una squadra competitiva. Adesso c'è una battaglia assurda da parte di una frangia della tifoseria per alimentata anche da certi giornalisti, che comunque lo fanno da sempre, per far stufare questa proprietà. Bene, io spero che non si stufi, l'ho detto sempre, lo continuo a dire, perché questa è una proprietà che è un'azienda. Se proprio si deve stufare e poi un giorno venderà, che venda un'altra azienda, perché se noi andiamo nelle mani di un fondo faremo una brutta fine. Quindi io non voglio che l'Inter faccia una brutta fine. L'Inter deve continuare a esistere, perché è una cosa importante, perché ha tanti tifosi, perché c'è tanta passione intorno. Ma i tifosi devono fare uno scatto in più, come dice Marco Branca. Bisogna diventare un pochettino più intelligenti, non andare dietro a tutte queste voci che si dicono in giro. I tre giornali sportivi fanno a gara a massacrarci. Basta. Cominciamo a fare tifosi seri, cominciamo a fare tifosi che guardano il bene dei colori. Il bene dei colori è tifare Inter. Il nostro compito è tifare. Se il centravanti dell'Inter sarà Satriano, se il centravanti dell'Inter sarà Fonseca, io tiferò alla morte questi colori con loro due. Ho fatto l'esempio di due giovani, chiaramente, per dire che non è un problema di nomi. Certo, bisogna fare in modo di essere competitivi, ma ve lo chiedo a tutti voi, mi dite una squadra che è più competitiva di noi? Mi dite una squadra che ha fatto degli acquisti eccellenti? Noi ci siamo indeboliti, sì, abbiamo perso Lukaku e Hakimi, che sono stati i due grossi fautori dello scudetto. Per ora, e lo ripeto, per ora abbiamo perso anche Eriksen, ma abbiamo comprato Çalhanoğlu, che forse per il gioco di Inzaghi è addirittura un pelino più funzionale. Quindi lì non abbiamo perso, anche se la perdita di Eriksen è pesante. Ve lo dico io, molto più pesante che non quella di Hakimi e quella di Lukaku. Un terzino si sostituisce, un attaccante seppur forte si sostituisce, un centrocampista che crea gioco è più difficile da sostituire. Però io, come al solito, sono fiducioso. Questa squadra combatterà fino alla fine, se verranno fatti gli acquisti di cui si parla, combatterà fino alla fine per vincere lo scudetto. E la cosa più importante è che a fine campionato quest'anno avremo un bilancio con i conti a posto. Questo è certo. E questa è la più grossa vittoria che possiamo aver fatto quest'anno. Tutti danno per scontato che la Juve avrà una ricapitalizzazione di 400 milioni. Io sono pronto a scommettere qui che non avverrà questa ricapitalizzazione. E se avverrà, avverrà a cifre molto minori. E quindi la Juve si troverà in grossa difficoltà, perché ha avuto perdite quasi doppie rispetto all'Inter in questi ultimi due anni. Parliamo del Milan. Il Milan ha preso Giroud. Insomma, noi prendiamo Dzeko e loro prendono Giroud. Loro sono stati bravi, hanno un attaccante fantastico. Noi prendiamo un attaccante a fine carriera. Allora, io ho visto, sono tutti e due del 1986. Ho visto i loro tabellini, i loro rendimenti anno per anno. Sono molto simili. Anzi, Dzeko è anche uno che sa fare molto meglio gli assist di Giroud, perché gioca molto anche fuori dall'area. Se Giroud è valido per il Milan e garantisce un paio d'anni di carriera ottima, perché Dzeko non dovrebbe farlo. E ripeto, Dzeko, l'acquisto di Dzeko è funzionale a far crescere gli altri. Infatti io conto che poi arrivi un altro giocatore giovane. Se Satriano promette quello che sta facendo, probabilmente abbiamo un altro piccolo Lautaro in casa. Noi abbiamo sempre, siamo una squadra che abbiamo sempre fatto delle piccole scommesse sui giocatori. Quando abbiamo preso Maicon, nessuno conosceva Maicon. Quando abbiamo preso Julio Cesar, quando abbiamo preso il Cucho Cambiasso a zero dal Real Madrid, nessuno ci avrebbe scommesso 100 lire. Ma ve ne posso dire quante ne volete di cose. Abbiamo scommesso su Adriano quando non lo conosceva nessuno. Abbiamo scommesso su Lautaro. Quando abbiamo preso Lautaro c'era già qualche uno che subodorava, che volevano andarlo a prendere, ma l'abbiamo preso noi. Quindi non abbattiamoci. Questa Inter è forte, questa Inter sarà ancora forte, questa Inter sarà pronta ancora a vincere, a darci grandi soddisfazioni. Quindi forza Inter, abbasso gli Inter tristi, che stanno aumentando a dismisura.
non mi rivolgo a nessuno in particolare, ma a tutti quelli che piangono dalla mattina alla sera. Prima fanno le vedove di Conte, poi fanno le vedove di Lukaku, di Hakimi, basta. Bisogna guardare avanti, perché quello che dobbiamo conquistare ancora sta lì avanti. E quindi, forza Inter, iscrivetevi al canale, grazie per aver avuto la pazienza di aspettarmi, mettete un like se vi è piaciuto, andiamo avanti e continuiamo a tifare sempre Inter, perché il nostro ruolo è quello di tifosi, non quello di insultare chi se ne va, insultare la società, dare addosso alla dirigenza, questo non se ne può più di sentire. Basta, basta lamentele, solo cose positive. Tifiamo Inter e chi verrà farà più gol anche di chi è andato. E vinceremo ancora. E quando vinceremo? Non se, quando vinceremo la seconda stella? Io sono convinto che quest'anno sarà un anno in cui potremo vincerla. Poi vi voglio tutti qui davanti a chiedere scusa. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.